Quello che ricordo di Olmi, la prima volta che ci siamo visti, che io per mia colpa non lo conoscevo, lui è venuto intanto che noi stavamo provando delle recite qui al Salone Oratorio e lui è entrato perché era in giro a fare dei provini, no? Io, dato che non lo conoscevo, l'ho mandato fuori, nel senso che non volevo che nessuno stava lì a guardarci mentre noi si facevano delle prove di una recita che dovevamo fare alla festa successiva. E lui, molto, come si può dire, molto, diciamo, umilmente è uscito, ha aspettato che noi si finiva le prove lì all'oratorio e poi è entrato, si è presentato e da lì è cominciata la nostra, chiamiamolo così, tra virgolette, avventura. Tanto che a ricordarlo mi viene un po' di blocco interiore, perché era una persona squisita che non dimenticherò mai, ecco.